Salve a tutti amici di Spinning Time e benvenuti alla prima video recensione di un artificiale. Prima di cominciare vorrei dire che io non sono un pro staff e non sono legato a nessuna azienda. E allora perché ho pensato fare una video recensione di un artificiale? Beh, ve lo spiego in 2 minuti. Beh, dico ovviamente una banalità quando vi dico che un artificiale pesca prima un pescatore che il pesce. E spesso e volentieri pesca solo il pescatore. Perché, insomma, ecco, sono così belli, messi là, tutti in fila, tutti colorati. E io lo capisco, perché anche io cedo al loro fascino. Tuttavia, poi, alla fine, dopo che li ho comprati, con alcuni mi sono trovato bene e li continuo a utilizzare, mi hanno regalato catture e quant'altro, con altri, invece, li ho posati nella scatoletta e alla fine li uso molto, molto raramente. Quindi, detto questo, vi voglio presentare il mitico Gravity Minnow della Savage Gear. Questo artificiale, ovviamente parente molto stretto del più famoso Gravity Pencil, il cui somiglia veramente tanto. Se non avesse la paletta, che è ciò che lo contraddistingue, sarebbe quasi impossibile differenziarlo dal suo cugino più famoso. Un punto su cui mi voglio soffermare di questo artificiale è l'assoluta qualità dei dettagli, che ormai la Savage Gear ci ha un po' abituato a questa cosa, e questo credo che sia più per quello che vi dicevo prima, cioè di catturare il pescatore. E tutto sommato ci sta, alla fine io penso che quando hai un'esca che ti piace tendi anche a saperla muovere meglio, quindi diciamo che è una cosa che mi piace. In effetti, in questo artificiale possiamo notare una livrea olografica fatta molto molto bene, una sorta di texture a quadratini che imita le squame, l'occhio 3D, la presenza di rattling interni, che fare un po' più di casino in acqua non è mai male, e devo dire la verità, incredibile anche sono le ancorette. Queste ancorette le ho notate veramente molto molto affilate, e bisogna anche stare un po' attenti nel modo di utilizzarlo, perché è facile conficcarsele, quindi molta attenzione, però indubbiamente ottima penetrabilità. L'artificiale è 50 mm di lunghezza per 8 grammi di peso. Questa sua compattezza ci dà la possibilità di avere un casting importante anche in momenti in cui le condizioni non sono proprio favorevoli. E questa è una cosa che apprezzo tantissimo in un artificiale e penso che anche voi l'apprezziate. Questa paletta ha l'assoluto pregio che con piccole gercate nervose, quindi un recupero con piccole gercate nervose, gli dà degli sbandamenti molto particolari e molto attiranti. Devo dire la verità, un recupero lineare non è proprio il massimo per questo artificiale. Bene, abbiamo speso 2 parole su questo artificiale, siamo già allo spot, non ci resta che montarlo sulla canna e vediamo se riusciamo a farvi vedere un qualche lancio e qualche recupero, in modo da potervi rendere conto. Spero che con la GoPro si arrivi a vedere magari dove cade, non è detto, ci proverò, anche se ho i miei dubbi, perché comunque l'artificiale è piccolo, va lontano e sarà difficile vedere lo splosh, ma ci proviamo lo stesso. A dopo! L'unica cosa a cui devo stare molto attento è che ha un affondamento molto veloce. Però devo dire che si lancia veramente bene. Ha un movimento un po' più attutito rispetto all'arco minnow. È proprio una cosa a metà tra un minnow e un pencil. Un inseguimento di una piccola perca, che però ci dimostra che è assolutamente un artificiale valido. Cioè, la perca era grande quanto l'artificiale. Sempre piccolissimi predatori. Non ci posso credere, veramente minuscola questa
questa piccola perca. La liberiamo subito. Eccola qua, bellissima. Guarda che spettacolo di pesce. Vai, piccolo predatore. Ebbene amici, la prova si è conclusa. Spero di essere riuscito a filmare bene il lancio. Le capacità di lancio di questo artificiale e quelle di recupero anche con queste geccate nervose. E poi mi piace pure che ci sia scappata giusto giusto anche una cattura. Attenzione, chiaramente una cattura piccolissima, che però è indice comunque della qualità dell'artificiale. Bene, se vi è piaciuto questo video mi raccomando mettete un mi piace. E se volete dirmi qualcosa, aspetto i commenti in basso. A presto!